Ciao a tutti e bentrovati. Siamo ormai giunti alla fine della Quaresima con l'inizio della Settimana Santa, la Domenica delle Palme e la Via Crucis. Ce ne parla il Vescovo Giusti. Questa sera alle 21:15 al soccorso la Via Crucis cittadina, la quale verterà sul martirio di tanti cristiani. La Chiesa vive e soffre ancora oggi la passione di Cristo. Nella persona di tanti vescovi, sacerdoti, fedeli, pensate a cosa sta accadendo in Nicaragua, cosa sta accadendo in Nigeria, cosa sta accadendo in Pakistan, in Indonesia. Mediteremo alla passione di Cristo nel suo vero corpo, che è la Chiesa. Ci saranno collegamenti con tante persone che vivono questa fedeltà a Cristo, ma anche noi dobbiamo vivere questa fedeltà. E dobbiamo vivere questo cammino con Cristo, domenica con le palme, poi con la messa crismale, mercoledì santo in cattedrale, dove i sacerdoti rinnoveranno le loro promesse sacerdotali, con la messa in Cena Domini, dove vivremo l'istituzione della Santissima Eucaristia con il gesto della lavanda dei piedi che ci dice allora profonda umiltà. Incominciano una serie di riti che però devono andare oltre un ricordo, per immergerci in un dinamismo di rinnovamento spirituale. Poi inizierà il venerdì santo, il sabato, la domenica, ma di questo avremo modo anche la prossima settimana di approfondire. Intanto ti aspetto questa sera al soccorso. La Settimana Santa si aprirà domenica 24 marzo alle 10:30 con la celebrazione della Domenica delle Palme, la benedizione dell'ulivo e la celebrazione solenne presieduta dal Vescovo. Mercoledì 27 marzo la messa in Duomo inizierà alle 17:30 con la benedizione degli oli santi e il rinnovo delle promesse sacerdotali e vedrà la presenza di tutti i ministranti della diocesi. Giovedì 28, giovedì santo, la messa con la lavanda dei piedi sarà celebrata dal Vescovo in Duomo alle 21:30, a seguire la veglia di preghiera davanti al sepolcro. Venerdì 29 alle 9 in Duomo la liturgia delle ore e alle 15 la celebrazione della Passione. Sabato santo la veglia pasquale avrà inizio alle 22:30, a seguire la messa della notte di Pasqua trasmessa in diretta su Granducato TV. Domenica 31 marzo, Pasqua di Resurrezione, la messa inizierà alle 10:30 e sarà presieduta dal Vescovo. Anche questa celebrazione sarà trasmessa in diretta su Granducato TV. Dopo la domenica di Quaresima di Carità, che ha visto la raccolta di diversi prodotti per sostenere l'Emporio Solidale, i responsabili dei vicariati hanno consegnato alla Fondazione il materiale donato, grazie alla generosità di tantissime persone. Lucrezia, volontaria dell'Emporio, racconta questo suo impegno. Sono in Caritas ora da 4 anni. Ho iniziato alla chiesa di Santa Lucia, Banditella Antignano. E mi sono occupata all'inizio, eravamo nella consegna dei pacchi alimentari alle famiglie, poi mi sono interessata a quello che è il ritiro degli indumenti e la selezione degli indumenti e alla fine quest'anno sono approdata qui all'Emporio per Solidale. L'impegno è grande, è molto, stiamo iniziando in pratica a gestire un piccolo supermercato, in pratica è questo. Io mi sono resa disponibile per quella che è la mattina, dove facciamo le bolle di consegna, dove impacchettiamo la frutta, la verdura e tutto quello che deve essere confezionato per il pomeriggio, quando sarà aperto al pubblico e quindi verranno le persone che hanno la Presente. possibilità, esatto, di acquistare presso il nostro locale. È un'esperienza che consiglio moltissimo. Io l'ho fatto perché comunque sento la necessità e secondo me c'è il bisogno. C'è il bisogno di persone che vengano e che diano una mano perché il lavoro è tanto. E il lavoro è. E poi ho visto qui, ecco, occupandomi del magazzino ho poco contatto con le persone, però quando sono Antignano e facciamo il ritiro o la consegna al pomeriggio abbiamo proprio un bel rapporto con chi viene da noi, anche da chi ha bisogno di aiuto a chi invece consegna i vestiti, consegnano le coperte e c'è un bello scambio. L'Emporio è
un punto d'arrivo, secondo me. Una città grande come Livorno ha bisogno di una realtà come questa, perché ha bisogno che la necessità è data dall'esigenza. Mettiamola così, perché purtroppo il numero delle persone bisognose va aumentando. E l'idea di Caritas, per quella come l'ho concepita io, è di non aiutare basta per rimanere nella situazione in cui una persona bisognosa si trova, ma per dargli la spinta per rialzarsi, per migliorarsi. Quindi posso vivere adesso un brutto periodo, ma mi dai una mano e con te, Caritas, ce la faccio a rimettermi in piedi, a riprendermi la mia vita e a migliorarla. Si fa sera, parliamone. Di martedì scorso ha visto la presenza di Fra Roberto Arcangeli, parroco della Santissima Trinità, che ha parlato di come prepararsi alla prossima Pasqua. Attraverso i video di alcuni ragazzi della gioventù francescana ha spiegato come la visione del futuro possa essere alla base del nostro vivere presente e dare così un senso alla vita, e come la prospettiva dell'eternità accanto a Dio sia un incentivo a vivere oggi il dono della fede. Nella prossima puntata sarà ospite il Vescovo Giusti per parlare della festa della Pasqua. Venerdì prossimo 29 marzo sarà la giornata della colletta per la Terra Santa, un'occasione per sensibilizzare alla realtà della Chiesa che vive nei luoghi santi dove Gesù è nato e ha diffuso il suo messaggio. Le offerte raccolte dalle parrocchie saranno inviate in Terra Santa per il mantenimento dei luoghi e sostenere i cristiani che vivono laggiù. Ecco gli appuntamenti nella diocesi di Livorno nella prossima settimana. Sabato 23 marzo alle 9 la riunione dei direttori dei centri pastorali in Vescovado. Alle 10 la riunione del Consiglio Pastorale Diocesano, sempre in Vescovado. Domenica 24 marzo alle 10.30 la benedizione dell'Ulivo e la Santa Messa Solenne della Domenica delle Palme in Cattedrale. Lunedì 25 marzo il Vescovo parteciperà alla Conferenza Episcopale Toscana a Firenze. Mercoledì 27 marzo alle 9.30 il ritiro del clero nella Chiesa di Sant'Andrea. Alle 17.30 è in cattedrale la messa crismale con il rinnovo delle promesse sacerdotali. Giovedì 28 marzo alle 21.30 in cattedrale la messa in cena Domini presieduta dal Vescovo e a seguire la veglia davanti al sepolcro. Venerdì 29 marzo alle 9 la liturgia delle ore in cattedrale. Alle 11 il Vescovo parteciperà alla Via Crucis con i bambini della parrocchia di Sant'Andrea nel chiostro del Vescovado. Alle 15 l'azione liturgica in Passione Domini in cattedrale. Sabato 30 marzo alle 9 la liturgia delle ore in cattedrale. Alle 22.30 la veglia pasquale in cattedrale e la messa di Pasqua in diretta su Granducato TV. Domenica 31 marzo alle 8.30 il Vescovo celebrerà in carcere la messa di Pasqua. Alle 10.30 la messa solenne di Pasqua in cattedrale in diretta su Granducato TV. Anche questa settimana vi segnaliamo il nuovo libro di Monsignor Giusti, Salvatevi e Risorto, disponibile presso la portineria della diocesi oppure online. Vi ricordo l'appuntamento con Si fa sera, parliamone, in diretta su Granducato TV martedì alle 19.30, ospite della serata Monsignor Giusti. L'appuntamento di mercoledì, sempre alle 19.30, sempre in diretta su Granducato TV, con il Rosario dal Santuario di Montenero. Infine, domenica alle 9, la celebrazione della Messa dal Santuario di Montenero, con la possibilità di scaricare i testi della Messa tramite il QR code a disposizione sul vostro schermo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!